Senti Cigione, io ti chiamavo perché questa volta ho bisogno io di chiederti un favore. Sì. Perché ti spiego, io ho un amico caro che è un nostro cliente, che poi vabbè, come tu sai, diventano amici e tutto. Sì. Che è questo Dario Lombardelli, il quale mi ha chiesto espressamente di potersi incontrare con te perché ti voglio sottoporre delle cose. Io ho detto, guarda, non ci sono problemi. E dagli i numeri. Ecco, l'unica cosa che ti dico è che è abbastanza urgente questa cosa qua. Il 30 prossimo. Io sono a Milano, tanto il 30. Ciao Gigi, come andiamo? Bene. Ti vedo in forma. Grazie. Noi abbiamo creato una televisione, un canale tematico, si chiama TTQ, tele tale quale TTQ, noi vi daremo delle azioni a fronte di una cinquantina di milioni. Ho capito. Capito bene, dovremmo dare, versare noi una quota di 50 milioni, giusto? In teoria sì, voi in teoria dovreste darmi 50 milioni, però io sono venuto in possesso di un vostro effetto firmato da Gigi Sabani. A me sembra una cosa... Io ho messo effetti... Effetti si prende una di 50 milioni volgarmente detto una cambiale di Sabani. Metto così, preferivo fare una cosa amichevole con voi. Non ho mai firmato una cosa del genere. Io non ho mai firmato in vita una cambiale. Sì, dobbiamo cercare di capire che è successo qua, però, perché voglio dire, una situazione così è imbarazzante. Dare dei soldi a due personaggi che sono poco raccomandabili, non lo so, sinceramente sono un po' nei guai anch'io. Lombardelli, noi avevamo detto di prendere un appuntamento vicino all'aeroporto, un'ora e mezzo di tratto. Allora, tutto a posto? No, da un attimo, sto parlando con il signor Sabani. Buonasera, il signor Sabani. Piacere. E questi sono i personaggi con i quali io purtroppo... Sono Antonio Calogero, io sono proprietario di una televisione, tele tale quale. Scusa. Lombardelli. E allora? Sto parlando con Sabani un attimo, stiamo parlando un attimo di situazione. 50 milioni. Io non vi ho detto stupidate, io ho qui una cambiale, firmata dal signor Sabani. Me ne butte niente, voglio 50 milioni. Io ho questo pezzo qui, 50 milioni. E l'ha firmato lei, signor Sabani, Luigi. Io non lo so che trucco c'è, ma non ho mai firmato. Di chi è sta firma, scusate? Di chi è sta firma? Potrebbe essere mia, ma non è mia. Come non è sua? Scusi, come c'è scritto? Con Luigi Sabani? Ma lo può scrivere chiunque. E chi è questo Gaetano Esposito? Io. È un industriale, è una proprietà. A me non me ne fotte niente, io voglio 50 milioni. Beh. Io la vorrei risolvere in un modo. Sentite se l'idea vi piace. Noi facciamo sparire questa cambiale. Facciamo a lei un'intervista veloce. Con una telecamera e facciamo un piccolo sponsorino per uno spottino pubblicitario, veloce, e in cambio noi facciamo sparire la cambiata. A me mi sembra una buona idea. Ciao, Sabani! Se tu non ti fai a fare, mi piangi all'arancia. Oh, ma guarda chi ci sta in questo bar! Gigi Sabani, Gigi Sabani, come mai in questo bar, caro Gigi? Come mai? Gigi? Sono da prendere un analcolico. Un analcolico, però vedo che ti piacciono anche le arance. Che arance stai mangiando, Gigi? Arance mamma. Bel cielo per le mamme. Ah, bellissima, io direi che va proprio bene, vai. Grazie Ciro. Ma che minchia è bene. Un poco di sorriso, signor Sabani. Signor Sabani, 50 milioni. E allora, Pippo Baudo c'ha una arance manna. Motore, vai. Non sto in bene. Ma guarda chi c'è in questo bar. Guarda, Gigi Sabani. Gigi Sabani. Aspetta, signor Sabani, lo dobbiamo fare sto spot? Perché non lo dobbiamo fare? Ce andiamo, sì. Perché va finisce a scrivere, va finisce. Con la voce di Pippo Baudo. Gigi manna, il cielo che le manna. Si vedeva Ciro nel pettorale. Bellissima calorica. Che dà anche l'idea del sup. Che arance stupendo. Con questi arance qua. Poi veramente lanceremo la nostra televisione. Va bene, perfetto. Andiamo. Ciro, prima ripresa l'arancia. Arancio della lancia, arance manna e... Ma non tirare. Vai, Chuck 2, vai! Non c'è Pippo Baudo. Cielo che le manna. No, la prima non l'ha fatta però da Pippo Baudo. L'arance manna non l'ha fatta. Deve scusare. Wow, o le cose si fanno serie oppure non si fanno. Lancio della lancia. Arancia 4, vai. Arance manna, è il cielo che le manna. Non è male, questo non è male. Voi lamentavo, Pippo Baudo è un calzato, tu mi sembra che è il massimo dello sponsor, no? Ma che situazione hai visto? Lombardè,
Non mi piace. Non lo può fare tipo spremuta, tipo sugo di arance, una cosa del genere. No, non termina nulla. Signor Sabato, lei mi deve fare lo spot, o me lo fa bene o non me lo fa, mi deve scusare. O si fa una cosa bene o... Lei è un uomo di televisione. Abbiate pazienza, Io sto pagando 50 milioni, signor Sabato, mica sono prosciuttini di Parma. Sono arrivato qua, perché me l'ha detto, una persona qualificata di dubbità. Io sono arrivato qua dalla Sicilia. Vengo qua, mi ritrovo una cosa che non ho mai fatto, firmate cose, adesso ho fatto quello che ho fatto. Ok, bellissimo. Ah, questo è straordinario, bellissimo. Fai vedere solo la mano, Ciro, tu riprendi solo la mano, il succo che esce, la faccia in primo piano di Gigio Sabbat che dice arance manna, è il cielo che le manna. Vai con la ripresa, vai Ciro. Arance manna, è il cielo che le manna. Non è male. Signor Sabbato, se qua vuole che aumentarsi, quasi qua ci vediamo. Chiedo un secondo. Di pressione, sto sentendo male, quello che sia. No, sì, non esageriamo. È bellissima. Allora, al mio 3, 1, 2, 3, motore, assaggia doppio sloop, arance manna, è il cielo che le manna. Va bene per la pressione, signor Sabbato. Arance manna, è il cielo che le manna. Però con la luce. No, basta, ragazzi. Slurp, arance manna è il cielo che le manna. Bellissimo. Arance manna. Arance manna e basta. Sei lo scherzo a parte. È lo scherzo che ci manna. Dategli un po' d'acqua. Lo giuro, me l'hanno fatto tanti adesso.